Buongiorno a tutti, oggi voglio parlarvi dei nuovi blush Mulac. Mulac è un'azienda che è nata un annetto fa quasi, credo, nata dalla Sindina. La Sindina penso la conosciate tutti, insomma, è una famosissima youtuber che tra poco avrà anche una piccola, quindi faccio tanti auguri alla Sindina sia per questa linea cosmetica che piano piano sta crescendo e per la piccola che arriverà tra qualche mese. Ritornando ai blush, allora sono 6 grammi di prodotto, il logo è stampato appunto sulla confezione e ben 12 mesi la scadenza e 12,90 € il prezzo. Vendibili sul sito mulaccosmetics.it o anche, se non sbaglio, su Facebook, sulla loro pagina, se non sbaglio vendono anche lì. I colori che ho io sono lo 05 Crudelia e lo 06 Ariel. Crudelia è un blush che vira più al viola, quindi è freddo, è un blush freddo. Non lo consiglio molto su quelle olivastre perché stona troppo sull'incarnato, mentre Ariel è un pesca che si adatta un po' più a tutti i tipi di pelle. Entrambi sono colori chiari, quindi sono colori tendenzialmente che si vanno ad applicare proprio sulle gote per dare quel tocco di salute. Io preferisco, per quanto riguarda il blush, utilizzare colori intermedi, sempre che vanno sul pesca, ma non troppo appunto freddi come Crudelia. Esistono 6 tipi di blush, 3 dei quali sono molto chiari e 3 dei quali 3 molto scuri. Io ho questi due che sono totalmente opachi e li preferisco perché altrimenti metterebbero in evidenza i miei pori dilatati. La durata è eccezionale, dura sì e no 7-8 ore, a meno che magari non sudate tantissimo, ma in linea di massima ovviamente sopra la cipria si sfumano benissimo. Se ne mettete troppo, perché sono realmente tanto tanto pigmentati, vi consiglio di sfumarli col pennellone da cipria, quindi il pennellone con cui avete applicato precedentemente la cipria, e vedete che dà questo effetto naturalissimo. Io in realtà ne ho messo pochissimo, ho messo Crudelia in questo video e l'effetto è molto molto naturale. A me piace questo effetto, però se volete accentuarlo basta applicarne un po' in più. È tutto, spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Un bacione e alla prossima. Questa zona è pure frullante. Che c'è?